per tutti questi motivi che decidemmo di tornare alla casa in campagna e passarvi ancora una volta le vacanze insieme. Senza sapere che per ognuno di noi, per un motivo o per un altro, quella sarebbe stata un'estate un po' speciale. Quell'estate è il mio primo film, quindi il mio film d'esordio. Certo che quando fai il tuo primo film tutto cambia, perché proprio l'emozione, la sensazione è molto diversa. Lavorare con dei professionisti è molto bello, può delle volte far paura, non so, anche perché quando ti senti te all'inizio, insomma, come dire, te ti senti all'inizio e vedi altri che invece hanno fatto tante cose, hai paura di non essere all'altezza, delle volte c'è anche questa sensazione, ma però svanisce subito, perché quando hai davanti dei professionisti siamo tutti subito sullo stesso piano. L'intenzione è quella di fare un buon film, un buon progetto, e quindi per me lavorare con gli attori poi è la cosa che mi interessa di più. Anche come spettatrice io amo più i film sugli attori che quelli spaziali e fantascientifici, è proprio il mio gusto, la mia natura. Com'è? Beh, in generale mi ha fatto una buona impressione, oltretutto anche un bel ragazzo, secondo me allora potrebbe piacere. E allora mi farebbe molto. Haber è pazzerello, anche un po' imprevedibile, ma io non lo so, tutto sommato avevo molta paura con Haber, poi alla fine mi sono resa conto che un nostro rapporto abbiamo trovato, con la sincerità io gli dicevo quello che era e lui alla fine lo faceva così. Pamela Villoresi è una signora proprio in tutto e per tutto, è sempre stata, intanto ha subito manifestato un grossissimo rispetto nei miei confronti, che ti dà una carica e una forza che insomma sono importanti in un primo film, sempre precisa, sempre perfetta, sempre tutto, la sceneggiatura com'era la faceva. La macchina? No, è la macchina dei miracoli di Don Luigi. Perché dei miracoli? Che va ancora. Invece le vere scene, il vero film dove io ho lavorato tanto, mi sono anche, ci siamo molto confrontati, è stato con Diane e anche con Michele Cesari, che è il suo compagno, con gli altri ragazzini, loro avevano tantissime scene. Beh, con loro, ragazzini, divertentissimo, delle volte dice oddio non riuscirò mai perché scalmanati, però molto divertente. E con Diane, volevo dire questo di Diane, io, Diane per me ha questo, rispetto anche agli attori degli altri film che io ho fatto come aiuto, questa particolarità che subito la prima volta quando l'ho visto ho detto non ci posso credere, cioè lei è una che mentre recita riesce a cambiare il colore della pelle, non so come dire, se si arrabbia lei diventa rossa veramente, cioè come lei diceva, quando lei ha detto veramente io non sono lì troppo a pensare, vado, sono io stessa, lei è proprio così, cioè nel momento che dice le battute dici cavolo questo lo sta dicendo proprio veramente, se si arrabbia questa è proprio arrabbiata, se, cioè subito non so, dice una parola, si arrabbia, boom, le gote nervo rosse, dice. Quindi lei ha questa potenza proprio. Il film inizia che i personaggi vengono un po' presentati, sono tanti. Poi diciamo nella seconda parte le intrecci cominciano a venire e ci sono anche e comincia per me forse più il vero divertimento. Uno finalmente è entrato nel film e così.